Si presenta ufficialmente oggi un cartellone, quello di Celi Estate 2014, davvero molto ricco e che vedrà protagonisti artisti davvero di grosso calibro a livello internazionale. Beh, questa ormai è una costante per Celi, abbiamo deciso, ho deciso di continuare, che questa ritengo che sia la strada giusta per rilanciare il territorio, non solo il nostro territorio, ma tutto il territorio dell'intera Valle d'Itria, e quindi abbiamo deciso di puntare ancora su eventi di un certo spessore. Ritengo che i risultati dell'anno scorso siano stati più che soddisfacenti, quindi abbiamo ritenuto di meglio articolare il calendario e offrire ancora un'offerta più variegata, ampliando ancora di più il periodo. Quindi cominciamo dal 7 luglio e finiamo a settembre. Ritengo che più di questo, in un momento difficile come questo, non si possa fare, ma questa è la strada giusta. E quello che è importante è essere a fianco a quelli che sono i progetti della città. Motivo per cui oggi siamo noi, c'è la Med School, c'è Alma, abbiamo sancito finalmente questo grande accordo con la più importante scuola oggi presente al mondo. Quindi, insomma, ritengo che come rilancio del territorio, come valorizzazione del territorio, niente di meglio si possa fare. Il futuro è la collaborazione, quindi sempre più rapporti saldi con Martina, Cisternino, Locorotondo e Alberobello. Questa è la strada giusta e continueremo a andare avanti in questa maniera. Da soli non si va da nessuna parte. Noi stiamo cercando di fare il massimo per il territorio, spero che gli altri facciano la stessa cosa, però ripeto, l'obiettivo si può raggiungere solo se siamo insieme. E ancora questa amministrazione dimostra anche quest'anno di investire molto sulla cultura e sugli appuntamenti di livello internazionale, come ben dicevi. È sicuramente una delle strade che questa amministrazione ha intrapreso anche per caratterizzare la nostra città sempre di più a livello turistico. Oltre a questi e oltre agli altri interventi che questa amministrazione ha messo in campo, come quello di sollecitare in continuazione questa creazione del sistema turistico locale della Valle d'Itria, ecco, probabilmente anche questo modo di impostare gli eventi estivi dovrebbe iniziare a essere condiviso in termini di Valle d'Itria, in termini di brand. Noi lo stiamo facendo ormai da qualche anno e ci stiamo investendo molto non solo nella cultura, ma soprattutto negli spettacoli. Gli appuntamenti sono veramente di altissimo livello, anche quest'anno Goran Bregovic, lo stesso Al McKay con voce con voglio dire, componente storico degli Earth, Wind & Fire, e anche gli altri appuntamenti, Giuliano Palma, Paolo Belli, Frankie Energy, ma anche Marco Epicò, nostro concittadino che tanto successo ha riscosso nella trasmissione Ti lascio una canzone. Bene, questo insieme a quello che il territorio riesce a esprimere in termini di professionalità, in termini artistici, sicuramente è il connubio giusto che può permettere alla nostra comunità di continuare a crescere sotto questo aspetto. Giovanni Marangi, patron della Ghironda, anche qui a Celje si rinnova una collaborazione importante con l'amministrazione comunale e sarà proprio la Ghironda ad aprire ufficialmente questo grande cartellone di eventi di Celje Estate con un'anteprima davvero eccezionale con gli Earth, Wind & Fire. Sì, siamo molto contenti. Quest'anno, per il sesto anno, apriamo a Celje, apriamo con gli Earth, Wind & Fire, un concerto davvero bello, per cui gratuito in piazza. In questo momento è un fatto non da poco, per cui tutti gli ascoltatori sono invitati a venire a Celje. Il concerto inizierà alle 9:30, saranno 2 ore di grande spettacolo. Come diceva lei giustamente, il cartellone di Celje è un cartellone importante. Noi siamo felici che a Celje ci sarà il nostro evento di punta. Sono felice di annunciare che avremo Goran Bregovic, anche lui gratuito in piazza il 12 agosto. Per poi il 2 e il 3 agosto, sabato e domenica, ci sarà la Ghironda nella sua concezione classica, con le postazioni, con vari artisti che proverranno da tutte le parti del mondo. Siamo felici perché, se proprio devo aggiungere una cosa, mi piace aggiungere che quest'anno il festival è dedicato a Nelson Mandela, un grande uomo di pace. Abbiamo deciso di dedicarlo a lui, così come abbiamo fatto a novembre con l'edizione Winter. In più, quest'anno per la prima volta ci sarà una scritta dietro le magliette e le t-shirt dello staff. Ci sarà scritto Bring Back Our Girl. Vogliamo dare il nostro contributo affinché questa questione delle ragazze nigeriane detenute ancora da, diciamo, definirli delinquenti forse è riduttivo. Speriamo che sia un
una piccola goccia nel mare, sappiamo che questa è una piccola goccia nel mare, però la Ghironda è un messaggio di amore, di pace, di incontro, di conoscenza, per cui evviva la Ghironda e viva Celje!